Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il Covid, occupazione delle terapie intensive in Italia al 18%, il tasso sale in 11 aree, intanto l'associazione Presidi si dice d'accordo con l'idea del ministro Bianchi di istituire hub vaccinali nelle scuole. La variante Omicron alla fine contagerà quasi tutti grazie al suo grado di trasmissibilità senza precedenti, a dirlo è l'esperto statunitense di malattie infettive Anthony Fauci, consigliere della Casa Bianca nella gestione dell'emergenza Covid. Nel 2021 oltre la metà delle famiglie italiane ha rinunciato a prestazioni sanitarie, lo rileva l'edizione 2022 del bilancio di welfare delle famiglie italiane di Served, secondo cui anche a causa del Covid è aumentato il numero di famiglie che hanno dovuto fare a meno di prestazioni di welfare, il 50,2% nella sanità, il 56,8% nell'assistenza agli anziani, il 58,4% nell'assistenza ai bambini e il 33,8% nell'istruzione. Individuati gli autori del danneggiamento della scala dei turchi, tra i due denunciati c'è anche un pluripregiudicato già condannato per i falliti attentati terroristici alla Valle dei Templi di Agrigento e alla metropolitana di Milano. Le aggressioni e molestie in Piazza Duomo a Milano, due giovani fermati, i provvedimenti sono stati eseguiti per il concreto e consistente pericolo di fuga, uno a Milano e l'altro a Torino. E chiudiamo con il calcio, questa sera alle 21 la Supercoppa italiana tra Inter e Juventus. Era l'ultima notizia, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.